Trasferta all'assessorato regionale al territorio del presidente del centro servizi ai cittadini Nello Amel. La questione commissario ad acta sul piano regolatore. Dario Piparo. Per chi ha a cuore il bene di questo. Nello Amel si scaglia contro il consiglio comunale di Agrigento. L'ex consigliere, oggi presidente del centro servizi al cittadino, torna sul caso piano regolatore generale e di fatto ha scavalcato tutti andando in prima persona all'assessorato regionale al territorio e ambiente, soprattutto a chiedere quello che ormai reclama da tempo. Visto che i consiglieri non si esprimono sulle prescrizioni esecutive, la regione invia un commissario ad acta. Quindi, come se non bastasse, la prossima nomina del commissario nelle veci di Marco Zambuto, secondo Amel potrebbe arrivarne addirittura un altro per la questione PRG. Gli interlocutori sono stati Maurizio Pirillo, direttore dell'ufficio urbanistica dell'assessorato al territorio, e l'architetto Quirino, responsabile del PRG di Agrigento. Il tutto si estrinseca nella questione riguardante le prescrizioni esecutive o linee guida, che dir si voglia. L'indecisione sulla vigenza del piano regolatore, indecisione in primis dell'amministrazione, ha portato il Consiglio Comunale alla proroga costante dell'approvazione o della bocciatura di queste linee guida. Dubbio che, come afferma Amel, non sussiste più. Non c'è nessuna ragione per cui le linee guida, prescrizioni esecutive del piano regolatore generale non debbano essere approvate dal Consiglio Comunale. Non essendoci alcuna ragione di legge per cui questa procedura possa essere interrotta, ed essendo il provvedimento già perfetto perché è munito di tutti i pareri di legittimità da parte degli uffici competenti, il Consiglio Comunale ha l'obbligo di esaminarlo e di approvarlo, se no di respingerlo con motivazione precisa. Per cui noi abbiamo consegnato la richiesta di commissariamento ad acta del Consiglio Comunale. Ci hanno detto che è sostanzialmente praticabile, la valuteranno in sede tecnica tra pochi giorni, e non è escluso che quanto prima arrivi la richiesta da parte di un commissario ad acta di convocazione del Consiglio Comunale, e se il Consiglio non discute ed approva la delibera, lo farà in via sostitutiva il commissario.